Buonasera a tutti, ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio e buon vespro. La partita è abbastanza eccezionale. Io sono Gig Robot d'acciaio e lui è il depravato. Bici, ciao ragazzi a tutti. Ciao a tutti, facciamo una cosa, commentiamo questa partita che non abbiamo idea di come vada a finire. Le formazioni sono Russo, Basso, Petrilli, Trihario, Carcuro, Pacciardi, Galeotto e Pisciaiuolo, invece Pedotti, Assai. Scognamiglio, Morleo e Farelli, Amritto al contrario. Ah, Imgrega, Russo e Ruputi. Dove siamo qua? Che stadio è? Stadio di Crotone, Shada, Oshida, Shiba, Shiba. Yusa. Ah no, io Barbeno è l'arbitro, è cornuto, ho visto la sorella l'altra sera che li faceva a due mani, a Astronomici, quasi. quattro mani li faceva, è tipo Beethoven. E comunque noi per la verità già sappiamo com'è finita questa partita, già sappiamo che abbiamo vinto 3-0, però facciamo finta di fare questo commento. Che è successo? È tutto bloccato Penso tutto, è tutto tutto finito. finito, è finito Madonna tutto, Pompei. è finito tutto per esempio. No, 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 Però andiamo stiamo andando avanti, avanti, questa sì. registrazione è È un po' abbastanza più eccezionale. particolare. Dobbiamo solo verificare se sta andando avanti. Sì, scusate, ci siamo alle prime armi, noi poi siamo poveracci veramente, non ce la possiamo fare. Allora, volevo dire, questo è il portiere. Vincenzo, che ne pensi? Che previsioni fai su questa partita? Ma sarà una partita abbastanza difficile, Io credo abbastanza che sarà abbastanza eccezionale. eccezionale come Sì, partita. molto eccezionale. Speriamo Speriamo di perdere No, 2-1. perché? No, no. E comunque, niente, sono partiti in questo momento, stanno giocando, noi già stiamo attaccando a dire la verità. Sì. Sì, stiamo attaccando, si vede che è una partita, ma dove andiamo? Dove vogliamo andare? Non ce la faremo mai a fare i Sono troppo playoff. forti No, sono loro. fortissimi, sulla fascia sinistra ci sta questo Basso. pazzoide, chi è? Basso, Basso. Gula e come corre, basso. Basso. E non ha fatto nulla di particolare. Comunque il pallone viene preso da Marrocco. Vediamo Basso che dice gira intorno a te stesso la prossima volta. Allora, rinvio di Marrocco. Ammavato a Marrocco, Amarà. Ah, ma fa No, a tanto che Marrocco, Amarà. buffa, Perché si è permesso quando giocò vado a nel pigliare queste. 75 di girarsi verso di noi. A Marrocco, Amarà. Però con la PlayStation con Toni d'Amico. Un po' più di PlayStation con Toni d'Amico, che è corretto. Però Ammavato a Marrocco, che è pure scarso. Giusto, Vincenzo? Giustissimo, giustissimo. No, è giusto. Questo è l'andazzo generale. Comunque, la palla è pigliata, sempre un portiere di Crotone, e la Arete. passa. Ma mo vediamo. Prima se ci piace la palla. Respinge il nostro giocatore Scartucciola. La palla di nuovo, respinta di Pierotti. Che sta inguaiato, però tu stai inguaiato, Però devi sta sapere. inguaiato. E Pierotti è di un nuovo giocatore fallo veramente laterale per eccezionale. noi. Sempre Pierotti. Spizza la palla, Parla però, che c'è? Tarantino, anzi no, non era Spizza Tarantino, la palla, Benaldo. coniglio, spizza la palla. E Tarantino si scontra col guardalinea e si piglia Passa, pure una e questione. passiamo la linea a Antonio. Sì, perché effettivamente fino adesso bisogna dire che il Crotone veramente ci ha messo molto in difficoltà. Che ne pensa, mister Cappone? Veramente. No, allora, ma siamo a Clotone, Clotone, in sì. Cina. Va No, bene. frazione di Priato. Non è Priato, ma chi Giappone. lo sono i distinti di Priato? No, no. No. Quelli sono di Santa Lucia. Ah, meno male. Ah, con te, ti ha Mi staccato. credevo. Comunque la palla passa di nuovo, chi se non conosce. No, io non conosco nessuno, c'è manchi i nostri. Comunque, volevo approfittare per dire che a Il tal pallone è andato in proposito fondo. il pallone è andato sul fondo. Guarda, Musa in discorso, secondo me fra poco signiamo. Buttammo No, pallone secondo me fra poco, bravo, fra poco signiamo. Perché il gol è nell'aria, infatti il nostro portiere sta per rinviare. Ah poi no, chi dice, sono ah, noi chi è? Che chi portiere? se Chi lo è chi? portiere Peruzzi, pure. editore. Colpo di testa, Farelli. ui Locana Clerio che gli ha dato una pettinatura amica. La palla La scartuccia. palla a scartuccio. Poi si è Meno pigliata male. una palla No, ta Tarantino. Tarantino secondo me stasera sarà la partita della svolta per lui. Tu che ne pensi? Ma secondo me sarà la partita dell'AD più che altro. No, della svolta verso Amulin, gira a sinistra Roppo Spitale e vai sempre dritto. A Baciano Salerno. Mura. Tarantì, questa è la tua partita della Questo è svolta, veramente. secondo Speriamo. me. E nel Speriamo. frattempo orchestriamo con grande Scartucciolo, maestria, con le scartocciolo. Anaclerio, Sì. Pierotti, no, Pierotti e Farina. La palla a Ischia. Ischia
e facciamo girare sempre la palla. Mischia lo vedo un po' isolato. Si girano un pochettino le palle. Farina, quando piove non può giocare. Sfanni i palli. Sfanni i pallino, sì, ci mettono. Ischia. Ischia tam gurt. Ischia sì. Ischia tam gurt. A tal proposito, mi ricordo più di 20 anni fa un calciatore della Cavese si chiamava Sanchi. E ci stava uno dei distinti che si stancò di chiamarlo e faceva Sanchi, 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 chi tempo? Ci fu un'ovazione di circa 6 ore dopo che disse questa cosa. Ecco la palla attaccante loro. Piglia la palla. Ecco, secondo me qua ci sarà la svolta basso, per basso, noi. Basso, basso, butta in mezzo il pallone. Sempre quel parato. Eccezionale. Stata... Che parata è cost stata questa? Cost. È una parata, che ne pensa? La parata? È una parata abbastanza eccezionale. Chissà come mai noi sappiamo di queste parole che ancora si devono sentire nel tempo. Noi siamo precursori del tempo. Sì, noi siamo Tarantino, preservativi del Tarantino, tempo. Willock, ecco, adesso è il nostro momento, vedi? Se Tarantino piglia la palla a un giocatore loro. Vince, ti vorrei fare una domanda. Secondo te com'è che Tarantino è così simpatico a tutti quanti? Ma non lo so, per via che porta il passeggino ogni giorno. Ah, quello sarà. Stavano per segnare. Stavano per segnare. Ha segnato sempre quel cornuto di ora. Come si chiama? Russo. La Orazio, notte. Cavalier Russo la notte. Orazio o Curiazio? O Cucazio. Comunque, bisogna dire che loro hanno fatto un culo. Veramente. Vedi come sono contenti. Questi siamo noi, questi sono i nostri. No, che esultano per il mancato gol degli avversari. Guarda. No, è gol. Vabbè, sarà nata la partita. Ma ricordavo che segniamo prima. Mi ricordavo diversamente. Ma secondo me winner da subito. Winner da standard. Già in effetto. Comunque, noi. Già eravate effetto win. Noi siamo fiduciosi nella rimonta. Secondo me. Lo vedi, Massimo, già li vediamo abbastanza. Vedi, la palla sempre a Tarantino la butta in mezzo. Oh, mannaggia, Salerno, calcio d'angolo. La palla era andata a Schetter, che ha tentato di fare un colpo di testa. Schetter, quel pisciazzo di Galeotto l'ha buttato in calcio d'angolo. Che schifo, Galeotto. Quello è un altro tuo emulo. Galeotto, e a morire con un merluzzangan. A fugatra nutun. Accetare, però. Tentato a accetare con un tunni di 20 kg in gan. Che te chiude storto. Una spina in un chilo e mezzo, di fierro falato. Una spina francese. Non potete fermare la partita, niente. Secondo me Chris fra poco raddoppiano invece. No, comunque stiamo reagendo abbastanza eccezionale secondo me. Sì, perché effettivamente noi ce l'aspettavamo questa sconfitta, perché effettivamente non se ne può più, come dice Mister Campone, perché noi in questo mercato di riparazione abbiamo fatto niente, quindi ce lo meritiamo. Fra poco raddoppiano, invece questo è il raddoppio, aspetti il raddoppio. Ma visto? Stavamo quasi segnando. Stavamo segnando, noi non nel frattempo. Oh, ma scatteri i gazzetti.